Apple tra pochi giorni ha aperto il suo nuovo store in Germania, a Berlino, il suo secondo store a Berlino, perché ovviamente, raga, per una città così grande come Berlino, quello di Berlino, ci sono stato in Apple Store ed è veramente piccolo e brutto, lo trovate anche nel video Punti di vista che è uscito un poco tempo fa, in un vlog assurdo che dovete assolutamente recuperare se non l'aveste ancora fatto, ma oggi andiamo a vedere un po' com'è questo nuovo store, che si trova appunto in zona Mint ed ha un'estetica fantastica, lo possiamo già notare dall'esterno, si trova in una zona storica molto bella perché ci sono passato, piena di studi di design, arte, artisti. E infatti Apple per l'inaugurazione, come ha fatto anche a Roma, ha chiamato degli artisti locali. Qua trovate anche una foto a schermo, è veramente, potete notare come sia meraviglioso. E ora andremo un po' a vedere tutte le varie caratteristiche di questo nuovo store. Apple Rosenthalstrasse. Vedi cosa si fa studiando il tedesco a scuola. Quindi sono stati invitati degli artisti locali, come successe per Roma, cosa molto molto interessante. Ho già fatto anche un video per Roma, che è il video più popolare del mio canale, quindi cerchiamo anche di superarlo magari questo, tanto non ce la faremo, però mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete, trovate tutti i miei social in descrizione, taggatemi su Instagram, e ovviamente partiranno subito già con le sessioni today ad Apple, anzi sono già partiti perché è stato inaugurato il 2 di dicembre. È il primo in Europa ad avere un punto pick up dove gli utenti possono ritirare comodamente in tutta sicurezza i loro prodotti ordinati online, cosa molto interessante perché secondo me ormai l'Apple Store ha senso per toccare il prodotto, per provare il prodotto e poi ordinare online, perché ordinare online, per quanto ovviamente prendere in store abbia il suo fascino, ordinare online molte volte è molto più comodo. Come qualsiasi ormai struttura Apple è del tutto alimentata 100% energia rinnovabile e mi sembra una cosa veramente veramente positiva, una grande evoluzione per Apple, un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità. Quindi ragazzi, per questo breve video dedicato al nuovo store inaugurato a Berlino è tutto, lo trovo veramente molto bello a livello di design. Come la città di Berlino, trovo nel pieno stile berlinese, magari anche come anche all'esterno, questo design un po' più freddo, proprio di come è stato fatto, però molto molto bello. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se volete altri video dedicati agli Apple Store, ditemelo, io ve li faccio, perché sono una cosa, sono video facili da fare, ve li metto volentieri e mi diverto anche a farli, quindi andate tranquilli, se volete dei giri negli Apple Store d'Italia fatemelo sapere, potremmo fare un mega video nel 2022, a fine 2022, in cui in tutto l'anno cercherò di visitare tutti gli Apple Store d'Italia, ditemi se volete questo video, lo farò se lo volete e spacchiamo con questo video, raga, mi raccomando.